Se stai facendo questa cosa, mi dispiace dirtelo, ma vuol dire che stai buttando la tua vita. Benvenuti sognatori in questo nuovo video. Se non sei ancora un sognatore, allora ti invito a iscriverti a questo canale e a seguirmi anche sui social. Sognatori, in questo periodo sono fissato con questa frase qui. Memento mori. Ricordati che devi morire. È macabra come frase, no? Cioè, ehi, stai per morire? Non è che è una frase che diresti lì al tuo migliore amico. Però, se vai a scavare in profondità nel significato di questa frase, capisci quanto in realtà il significato abbia importanza per poterti vivere la vita al meglio e non buttarla. Io mi sono fissato con questa frase perché ho iniziato a vedere un corso di Giorgio Tavazza. Se non lo sapete chi è, lui è un imprenditore nel mondo del digitale. Questo ragazzo io lo stimo tantissimo perché ha 21 anni e ha iniziato la sua carriera nel business a circa 18 anni. Adesso sta in una condizione tale che è riuscito ad andare in pensione. Cioè, ragazzi, a 21 anni è riuscito ad andare in pensione con un'entrata fissa di oltre 5.000 euro al mese. Adesso non lo so, ha fatto un video apposta per parlare di questo. E proprio perché è andato in pensione, ha deciso che voleva smettere di lavorare per i soldi. Non voleva essere più schiavo della moneta, voleva lavorare finalmente per ciò che lo rendeva realmente felice. E il suo obiettivo lo stimo ancora di più, proprio perché è molto simile al mio, ossia aiutare le persone a migliorare la propria condizione di vita. Nel caso vi lascio qui sotto il link del canale YouTube di Giorgio Tavazza per approfondire di più l'obiettivo e la missione dell'Avanguardia, ossia la società che ha creato. Il motivo per il quale vi sto parlando di Giorgio Tavazza e dell'Avanguardia, la società che ha creato, è perché lui ha deciso di voler aiutare le persone gratuitamente, ossia rilasciare corsi gratuiti per aiutare le persone a migliorare la propria condizione di vita. Io ovviamente mi sono buttato a capofitto su questo corso perché non potevo lasciarmi scappare un suo corso gratuito su come migliorare la vita. Ed è proprio in questo corso da gratuito, che tra l'altro, che se volete vedere ve lo lascio qui sotto in descrizione, che ho trovato il memento mori. Lui nel corso spiega proprio l'importanza del ricordarti che devi morire. Perché ricordarti che devi morire non significa solo che devi stare con l'ansia perché da un giorno all'altro potresti morire, ma significa che devi goderti ogni singolo istante della tua vita. Non puoi sprecare un singolo momento facendo qualcosa che non ti piace, perché la vita è breve. Non puoi dare per assodato il fatto che vivrai fino a 80 anni, che vivrai fino a 60 anni, o anche per assodato il fatto che vivrai fino all'anno prossimo, perché potrebbe succedere qualsiasi cosa nel mezzo. E penso che di prove nel mondo ce ne siano tantissime. Ed è proprio per questo che non puoi dare per scontato un minuto perso, un minuto facendo ciò che non ti piace. Questa frase è molto simile al carpe diem, però voglio fare una precisazione. Con goditi la vita e ricordati che devi morire non significa che devi lasciarti allo sbaraglio e quindi iniziare a drogarti, alcolizzarti e fare qualsiasi cosa di, che non so, passare le tue giornate guardando la TV, perché devi goderti la vita e fare ciò che ti piace. Perché in questo modo sì, andrai a dare più importanza al tuo presente, ma questo rovinerà il tuo presente futuro. Tu puoi sì stare una settimana intera a guardare la TV o a tutta la settimana ogni giorno a ubriacarti come un porco. E quindi sì, ti godrai la vita e ti godrai il tuo presente. Però nel presente futuro, quando sarà finita quella settimana, allora subirai tutte quante le conseguenze. Con fare ciò che ti piace, col goderti la vita, si intende di fare tutto ciò che sai che te ne pentirai di non aver fatto quando sarai sul punto di morte. Quindi fai questo esercizio. Immaginati che domani morirai. Quali saranno le cose che ti pentirai di non aver fatto? Se ci sono queste cose, scrivile subito e falle il prima possibile. Goditi la tua vita facendo ciò che sai che ti renderà felice. Moltissimi di noi passano, me compreso, passano giornate
giornate intere guardando serie TV, film, giocando ai videogiochi, stando sui social media. Ma ragazzi, sognatori, queste cose qua sono solo dei passatempo. Sapete cosa significa che sono dei passatempo? Che voi state pagando Netflix, il videogioco, per perdere del tempo, che è proprio la risorsa più importante che hai. Non puoi permetterti di perdere del tempo, ne hai pochissimo. Infatti è assurdo questa cosa, quando l'ho realizzato ho detto, cavolo! Sto perdendo del tempo, che è l'unica cosa realmente importante che ho. E nonostante ciò io stavo anche pagando delle persone per aiutarmi a perdere il mio tempo. Assurdo. Ed è proprio per questo che ti devi ricordare il memento mori. Ricordati che morirai. Per questo che ti devi ricordare del memento mori. Vivi come se non avessi più tempo. Vivi come se dovessi morire domani. Sognatori, il fatto è che chiacchierare è bello, ok? Dire tutte quante queste cose sul fatto che guardare la TV fa male, guardare se TV fa male, i videogiochi sono sbagliati e tutte quante queste cose. Ma la realtà è che è difficilissimo cercare di uscire da questa che è realmente una dipendenza. È una dipendenza a tutti gli effetti. Perché queste cose qui, non so come chiamarle, chiamiamoli strumenti che noi utilizziamo per passare il tempo, ci rilasciano un quantitativo di dopamina altissimo, cioè che ci fanno arrivare a picchi assurdi e noi siamo portati a vedere, rivedere e continuare a vedere, perché siamo quasi costretti dal nostro corpo ad andare a vedere, siamo succubi del nostro corpo per continuare a vedere quel film. Noi siamo dipendenti dalla dopamina, quanto i neuroinomane dall'eroina. E non sto scherzando, non sto scherzando. E questa cosa qui, i creatori dei videogiochi, dei film, la sanno e la sfruttano per farti rimanere ancora più succube del videogioco, del film che stai guardando, della serie TV che stai guardando. Se vuoi sapere come non essere più succube della dopamina, io ho fatto un video, non so sinceramente quando verrà pubblicato perché io adesso è il giorno 1 luglio, io i video li faccio un mese prima, quindi non so quando verrà pubblicato, nel caso o l'ho già fatto o verrà pubblicato, in cui racconto la mia storia di come ho combattuto la dopamina. Il video credo che si chiamerà Mi sono chiuso 2 giorni in una camera da letto, quindi potete intuire cosa ho fatto per cercare di eliminare questa dipendenza da dopamina che per me era praticamente Satana. Quindi nel caso in cui è già uscito, allora ve lo consiglio qui in alto. Mentre nel caso in cui non è ancora uscito, allora ti consiglio di attivare la campanella così sarai pronto appena uscirà. Però nonostante ciò ti voglio dare una breve tecnica qui in questo video. Ossia, innanzitutto disinstalla i social. Basta. Se sai che sono delle perdite di tempo che servono semplicemente per passare il tuo tempo, disinstallali. Non ti servono realmente, ammettilo. Le serie TV, se non riesci a non vederle, allora disattiva il tuo abbonamento, così sarai forzato a non doverle vedere. Oppure, non lo so, potresti togliere la TV da camera tua, oppure utilizzare delle applicazioni apposta per non utilizzare gli smartphone. Forza te stesso a uscire da questo loop che ti sta togliendo la tua vita. Ti voglio invitare a liberarti da questa dipendenza, perché esserne succubi è orribile. Praticamente crediamo che le scelte siano nostre, ma in realtà non sono nostre. Sono state scelte da quelle persone che conoscono il nostro cervello, conoscono quando rilasciamo dopamina e ti guidano come delle marionette a scegliere. Liberati, riprenditi la tua vita. Fammi sapere cosa ne pensi qui sotto nei commenti, iscriviti a questo canale se non l'hai ancora fatto e lascia un bel mi piace e noi ci vediamo nel prossimo video. Ah no, no, aspetta un attimo, voglio farti una domanda. Ti voglio chiedere cosa ne pensi tu di questa cosa della dopamina, del fatto che siamo dipendenti e soprattutto se tu hai qualche metodologia, magari ce l'avessi per riuscire a uscire da questo circolo della dopamina. Nel caso scrivila qui sotto. Ci vediamo al prossimo video.